Allora, come abbiamo annunciato, questa sera abbiamo con noi il dottor Roberto Santi, che andiamo subito a salutare. Buonasera Roberto. Buonasera, come andiamo? Bene, grazie, grazie di essere qua con noi. Ci possiamo dare del tu? Bene. Certo, saluto te e tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. E poi salutiamo Paolo Franceschetti. Ciao Paolo. Ciao Fabio e salve dottore. Allora, Salve Paolo. Paolo, tu ci hai creato, diciamo, i presupposti di questo incontro radiofonico. Allora, io do a te la parola anche per presentare, visto che lo conosci bene, il dottor Santi, così poi puoi anche spiegare come l'hai conosciuto. Allora, anzitutto diciamo, Fabio, che non ho conosciuto il dottor Santi nell'ambito di una ricerca, però, che facevo sulle varie terapie possibili contro il tumore, mi è stato fatto il nome del dottor Santi. Sono informato più o meno su che tipo di terapia proponeva. Ho visto che il metodo che propone, che se non sbaglio, ma poi mi correggerà il dottore se sto dicendo qualcosa di impreciso, il metodo che si chiama metodo Abramo, perché è stato inventato da un medico prima di lui che si chiama Abramo, appunto, è basato su una terapia infusionale di una serie di sostanze che sostanzialmente possono servire non solo però per il tumore, ma anche per diverse patologie. Allora, che è successo? Che se la mia ex compagna, che è morta di tumore adesso, il 22 aprile, non ha mai voluto neanche sapere di che cosa si trattasse. È anche vero che però quando poi ho pubblicato i primi articoli sulla vicenda di Maria Paola, quindi sulle cure dei tumori, eccetera, facendo il nome della terapia del dottor Santi, poi mi sono arrivate telefonate o mail che mi chiedevano ragli, tant'è che ho fatto il nome del dottor Santi ad alcune persone. E ad alcune anche per altre malattie, per altri tipi di problemi come il morbo di Parkinson, ad esempio. Quindi alcune persone, non so quante di quelle che mi hanno contattato, hanno contattato a loro volta Santi, almeno due sicuramente per il Parkinson, non so quante per il tumore, perché poi ho perso il conto, insomma, delle persone che me l'hanno chiesto, che poi informate anche su altri tipi di terapie, eccetera. Quindi ho proposto di invitarlo perché credo che lui proponga una terapia adiuvante, non sostitutiva, di tumori e di malattie che valga la pena di essere presa in considerazione, specialmente perché, questo poi ce lo dirà meglio il dottore, è comunque a basso costo, non ha effetti collaterali e è sostanzialmente facilissima da essere proposta a chiunque che abbia problemi diversi. Poi adesso il dottore ci spiegherà meglio a che cosa serve la terapia, come si fa, quanto tempo prende, i costi di questa terapia, eccetera. Certo, allora dottore, la bioterapia infusionale di D'Abramo, ecco, possiamo spiegarla, ecco, in breve a chi ci ascolta? Sì, in breve però ci tenevo a ricordare il dottor Emanuele Zamo, che è deceduto il 2 di aprile scorso, lasciandomi questa eredità abbastanza pesante, diciamo, allo stesso tempo. È una terapia che lui ha praticamente studiato dagli anni 70 fino al 92, quando ha brevettato questo cocktail di farmaci che chiaramente non è sempre lo stesso, ma viene adattato come la medicina olistica richiede ad ogni paziente. Si tratta di una terapia, come ricordava Paolo, che viene fatta per via infusionale, cioè per via endovenosa con delle flebo a cicli di 10 per volta. Chiaramente io non so dire se il paziente, perché dipende da paziente a paziente, se ha bisogno di 10 flebo o 20 o 30, ecco, dipende dalla gravità del caso, dalla situazione, dalla patologia. Sono diciamo tutte sostanze che si trovano in farmacia, quindi non è una, diciamo, una terapia sperimentale come ritengono, ma in pratica sono diversi farmaci che si trovano in farmacia che vengono messi insieme in modo originale e che influiscono favorevolmente sullo stato di salute delle persone. Quali Vuole sapere di tipo, più? sì, quali tipi di, ecco, malattie sono più, ecco, diciamo, toccate da questa terapia?
Ma noi abbiamo visto che rispondono, non dico tutte, ma un beneficio lo dà in moltissime situazioni. Addirittura qualcuno è guarito dal diabete, certo che bisogna capire qual è il tipo di diabete che il paziente ha. Sicuramente interviene favorevolmente sulle manifestazioni collaterali del diabete, tipo il piede diabetico, la retinopatia, la neuropatia diabetica. Diciamo che interviene molto bene anche sul Parkinson, sulla fibromialgia, anzi sulla fibromialgia credo che sia, non abbia alternative, è l'unica terapia che la cura molto molto bene. Sui tumori interviene in maniera molto efficace, a parte alcuni, per esempio quello della tiroide non abbiamo molti risultati. E per i tumori noi interveniamo con alte dosi di vitamina C che in pratica ha dimostrato efficacia in studi controllati portati avanti molto recentemente negli Stati Uniti. Il dottor D'Abramo aveva avuto l'intuizione che la vitamina C funzionasse contro i tumori praticamente 40 anni fa, e che è stata questa la sua genialità. E noi associamo a queste terapie, che sono tutte naturali, nel senso che sono sostanze che ripetono sostanze che noi abbiamo nell'organismo, per quello che la terapia non dà effetti collaterali, non dà allergie, dà soltanto effetti benefici. Anzi, cura molto bene anche le allergie, cura molto bene le malattie autoimmunitarie e non si sostituisce alle terapie, chiamiamole convenzionali, anche se poi convenzionale non so cosa vuol dire. E si propone come terapia integrativa che affianca al lavoro dei colleghi, degli altri medici che propongono terapie classiche, potenziandone gli effetti oppure togliendo gli effetti collaterali, come succede con l'achenio, perché per esempio questa terapia evita gli effetti collaterali della chemioterapia, che sono molto molto pesanti, e dà vigore al paziente, gli dà energia e quindi lo mette nelle condizioni migliori per affrontare lo stato morboso. Dove praticate questa terapia appunto naturale? Dove viene fatta? Ma la terapia naturale viene fatta un po' dappertutto, nel senso che se le persone si rivolgono a me o anche i colleghi, io sono disponibile a dargli consulenza su questa terapia che viene fatta, chiaramente bisogna conoscere bene il caso clinico, personalizzare. E poi la terapia viene data al paziente che acquista tranquillamente i farmaci in farmacia e poi fa tranquillamente la terapia a casa. Ci sono alcuni, diciamo, medici più illuminati che la fanno loro, alcuni ospedali che la fanno in reparto, alcuni istituti tumori, non ultimo quello di Genova che lo fa nel day hospital, quindi diciamo un po' variegata la situazione in Italia. Io ho fatto consulenza anche pazienti all'estero, paziente con la psoriasi, un'altra malattia che si cura molto bene con questa cura, addirittura Lima mi hanno cercato. E quando, ecco, magari si confronta con altri colleghi, quando ti confronti con altri colleghi, ecco, c'è sicuramente quelli appunto che sono più sensibili a questo, però immagino ci sia anche una certa resistenza da parte della medicina ufficiale. Ecco, qual è il rapporto con questi magari medici che come dire, seguono solo i protocolli e queste cose, insomma, le considerano un po' così di poco conto? Ma diciamo che la situazione sta un po' cambiando, i medici si stanno rendendo conto piano piano che la gente non si fida più molto della medicina tradizionale, anche perché sottovaluta molti, molti aspetti, che sono di ricerche molto recenti che hanno cambiato il corso della medicina e i medici piano piano si adegueranno. Certo che è difficile, esce un articolo come è uscito di recente nella cronaca locale dove vivo io, di un paziente guarito addirittura dall'AIDS, a quel punto si incontrano resistenze molto probabilmente legate al fatto degli interessi che ruotano intorno alla medicina, interessi economici poderosi che riescono ad influenzare le scelte dei medici.
però piano piano credo che si capirà che queste terapie integrative aiutano il paziente a guarire, a vivere meglio. Diciamo che ci sono medici che si stanno aprendo a questo tipo di terapie, visti i risultati importanti che noi abbiamo avuto. Certo, ci sono medici ancorati ai protocolli, io dico come Panda un eucaliptus, però il codice deontologico dice anche che quando il protocollo non funziona, come sull'artrite reumatoide per esempio, non funziona, non evita che la malattia vada avanti il protocollo, mentre questa terapia aiuta tantissimo sul morbo di Crohn, per esempio, le malattie infiammatorie intestinali, sulle malattie infiammatorie in generale, sulle malattie virali. I protocolli hanno una scarsissima rilevanza. Per esempio, l'AIDS, noi sappiamo che oggi i farmaci classici antiretrovirali consentono al virus di sopravvivere, diciamo, in una sorta di parassitosi pacifica col paziente. Il paziente invecchia, ma il virus gli rimane addosso. E se noi associamo degli antiossidanti, come dice anche Luc Montagnier, che è stato Nobel per aver scoperto il virus dell'AIDS, se noi associamo antiossidanti è più probabile che si arrivi alla riduzione, all'azzeramento addirittura della carica virale. Quindi si protegge il paziente in maniera più efficiente. È certo che bisogna vedere se l'interesse coincide, e non coincide sicuramente, con l'interesse dell'industria farmaceutica, perché un malato di AIDS rende più o meno 120.000 euro all'anno, mentre i cicli di questa terapia, sento prima si parlavano di costi, più siamo sui 300 euro, un ciclo di 10, può andare da 220, 250, 300 euro, un ciclo di 10 flebo. Si dà molti, molti benefici, come dicevo. Il caso di questa persona guarita dall'AIDS è quello, immagino, di Alessandro Volpi, giusto? Sì. Ecco che lui vive in Umbria e appunto è riuscito, grazie appunto a questa terapia, la BIDA, no? Bioterapia infusionale Sì, grazie da Brama. alla bioterapia infusionale, ma addirittura lui era su una sedia a rotelle per un'artrite psoriasica che era stata determinata sia da stress dai farmaci antiretrovirali, e si è alzato dopo tre flebo, si è alzato la carrozzella. Aveva una cirrosi, e dico, ne parlo tranquillamente perché ne ha parlato lui nelle interviste che ha fatto, una cirrosi macrolare, cioè grossi noduli, fibrotici, con una carica virale anche di epatite B, e si è azzerata anche l'epatite B e il fegato è ritornato normale. Allora. Abbiamo questi risultati che sono importanti, e non ci sostituiamo alla medicina classica, questo assolutamente no, cioè rendiamo più efficiente. Quando parli di terapia infusionale a ciclo continuo, cioè significa che, ecco, diciamo, queste flebo devono andare continuamente per molte ore? No, la singola flebo, nella peggiore delle ipotesi, dura un'ora. Dura un'ora quando dobbiamo aumentare il carico idrico, cioè la soluzione fisiologica, perché la vitamina C, quando aumentano i grammi che noi usiamo, cosa che avviene nelle terapie idroplastiche, viene diluita molto, molto di più, al massimo un'ora. Nella sua composizione, diciamo, classica per altre malattie, mezz'ora, 40 minuti, perché non è tanta roba. Diciamo che la flebo diventa 90, 100 cc, un bicchiere in sostanza. Allora, do la parola a Paolo E i adesso. cicli, come? No, no, finisci pure. No, dicevo che il ciclo, diciamo un ciclo di 10 flebo, dipende se si fa uno al giorno, se fa uno ogni 2 giorni, uno ogni 3, a seconda delle condizioni, può andare da 2 settimane a un mese, poi si sospende e se è il caso si ripete e si consolida il risultato con un ciclo di flebo. Allora, chiedo a Per Paolo. esempio, Alessandro Volpi ne ha fatto 6 cicli, Sei. ecco, nell'arco di 2 anni. Vabbè, neanche tanti.
Paolo. No, no, neanche tanti, anche il costo è molto molto basso rapportato ai costi della medicina cosiddetta ufficiale. Sono molto molto più bassi. Ci può fare un esempio, dottore, di trattamento per un tumore metastatizzato, uno preso tra i vari esempi che lei può avere e di che tipo di risultato si può ottenere? Ma io le posso raccontare l'esito più eclatante che abbiamo avuto di un paziente in coma, mandato a casa a morire praticamente dopo 9 mesi di malattia, con 12 metastasi cerebrali e 7 metastasi epatiche per un tumore polmonare, e in coma dopo la prima flebo si è alzato dal letto, dopo le prime 10 l'attacco ha dimostrato la scomparsa delle 12 metastasi cerebrali e dopo il secondo ciclo la scomparsa delle 7 metastasi epatiche nell'arco di 2 mesi, e poi il paziente ha vissuto ancora un anno. Senta, Stando e bene. che tipo di sostanze c'erano nella flebo di questo singolo paziente? Che, no, e questo è per fare un esempio a chi ascolta, perché è chiaro che poi ogni patologia ha flebo differenziate, quindi. In sostanze, vabbè, io non so se i nostri ascoltatori sono esperti in farmacologia, però cerco di essere più semplice possibile. Diciamo che le sostanze che erano a questo paziente era il fruttosio fosforo, che nella cosiddetta esafosfina si chiama il farmaco, che è fruttosio e fosforo, e poi fosfolipidi ipotalamici, che sono componenti della membrana cellulare, la carnitene, che sostiene il muscolo cardiaco e tutti i muscoli, l'acido folico, che è una vitamina che aumenta l'ossigenazione dei tessuti, e poi il glutatione, che toglie i radicali liberi e che ha un'azione antiossidante e quindi favorevole sulla patologia neoplastica, e poi vitamina C. Mi ricordo che partendo da 1 grammo rapidamente sono salito a 100 grammi per ogni flebo, cioè come metto di vitamina C. Qualcuno mi dice se può mangiare arance, beh, teniamo conto che un metro di vitamina C lo fa un tir di arance. Quindi in questa Quindi flebo siamo per c'era, ho capito bene, un etto di vitamina C? ogni flebo, praticamente 1 chilo di vitamina C nel ciclo di 10, che Ah, nel l'azione ciclo di 10, ah, antiossidante, ecco, ok. sì, perché l'azione della vitamina C sui tumori avviene soltanto a dosi molto molto elevate, come hanno Si sa. provato anche studi molto recenti, Beh, come per esempio. mentre nelle altre situazioni noi ne mettiamo 1 grammo, 1 grammo per Quindi. volta. Simile al protocollo, cioè diciamo questa parte della vitamina C è, diciamo, ha molte affinità col protocollo Pantellini, sbaglio? Sì, col protocollo Pantellini ha molte affinità. Diciamo che la terapia d'Abramo si occupa anche di sostenere, attraverso le sostanze che dicevo prima, diciamo dare all'organismo tutte quelle sostanze che sono utili a ripristinare il processo di autoguarigione. Cioè, in pratica, più che curare, aiuta l'organismo a guarirsi. Ho capito. Senta, un'altra domanda, ma come è arrivato D'Abramo a creare questo protocollo? Col pensiero, semplicemente col pensiero, studiando farmacologia, incontrando durante la sua formazione sia di farmacista, perché lui aveva una laurea in farmacologia e una laurea in medicina, lui ha fatto tutti gli esami di farmacologia con Espamer, un grande farmacologo che è arrivato a un passo dal Nobel, poi è stata preferita Rita Levi-Montalcini, che gli ha insegnato quali erano i rapporti mente-corpo nella genesi della malattia. Io difatti ho studiato approfonditamente, perché mi ha chiesto lui, a dire la verità, per applicare questa terapia, la psico-neuroendocrino-immunologia, che studia il corpo umano e la genesi delle malattie come un network e non come un insieme di organi. Volevo sapere se, ecco, a livello anche preventivo, diciamo così, ovviamente non per vena, ma per bocca, ad esempio, assumere magari vitamina C può avere dei benefici.
Sicuramente sì, nel senso che è ormai provato che l'assunzione di antiossidanti, la vitamina C, insomma, la regina degli antiossidanti, migliora lo stato arterioso, perché diciamo che la patologia aterosclerotica è una malattia infiammatoria, è una malattia dell'infiammazione dell'arteria, che rovinando la sua parete interna consente al colesterolo di formare la placca. In realtà, come è stato provato anche da studi in Francia, anche a Limone sul Garda c'è questa particolarità, è stato dimostrato che anche colesterolo molto alto, livelli di colesterolo molto elevati, non danno infarto, incidenti vascolari, tipo l'ictus per esempio, se la parete arteriosa è efficace, è liscia, è pulita, è efficiente. E diciamo che io consiglio ai miei amici, perché mi chiedono tutti, un grammo di vitamina C al giorno a colazione. Praticamente si può trovare in farmacia in polvere, si comprano un etto, costa anche poco, 7 euro, e un cucchiaino da caffè, un grammo circa, che si mette in mezzo bicchiere di liquido e si beve prima di colazione. Quindi meglio in polvere, ad esempio, che in capsule, ad esempio. No, va bene anche in capsule, solo che le capsule costano l'ira di Dio, perché in pratica il grammo, se no le capsule sono 500 mg, bisogna prenderne due e mi sembra che costino 12 euro 10 capsule, quindi mentre praticamente con 100 grammi lei fa 3 mesi di terapia con 7-8 euro. Eh sì, eh sì. E in tempi di crisi, insomma, Fa la è un po' differenza. acida, però se uno la infila nel succo di frutta non se ne accorge. Poi ci fa colazione subito dopo. È a posto. E una domanda: se diciamo questa terapia che tu pratichi può essere compatibile, ad esempio, anche in pazienti che magari stanno facendo la cura di Bella? Sì, abbiamo trattato anche pazienti insieme alla terapia di Bella. I risultati si sommano. Diciamo che questa terapia è compatibile con qualunque terapia il paziente faccia. Compatibile con qualunque terapia, con la chemio, con psicofarmaci, anche se noi tentiamo di usarne il meno possibile perché fanno più male che bene. Perché curiamo molto bene anche la depressione con questa terapia e praticamente il paziente non deve sospendere terapie, salvo naturalmente che se avendo il diabete sta facendo l'insulina, è logico che se la glicemia scende non può prendere insulina perché altrimenti va in ipoglicemia. Quindi difatti ai pazienti diabetici diciamo sempre di controllare molto bene la glicemia quando fa questa terapia e addirittura siamo arrivati a casi che sono guariti completamente, cioè non hanno più diabete da anni. C'è stato una. Sì, vai Paolo, vai, vai. Senta, dottore, potremmo dire, è corretto secondo lei affermare che un metodo come quello che voi applicate con il protocollo BDA o D'Abramo, come lo chiama Sì, qualcuno, da brani. unito a una dieta corretta che comprenda non solo l'eliminazione di carne, ma anche l'uso di molti centrifugati, in particolare di carote, di mele, eccetera, può in alcuni casi, o io direi nella maggior parte dei casi, arrestare il cancro? Sì, allora diciamo che nella terapia va sempre integrata con il discorso alimentare. In linea generale, diciamo che i pazienti con tumori io tolgo sempre la carne, soprattutto la carne rossa. Certo, è difficile convertirsi al vegetarianesimo, però è importante perlomeno finché non si è guariti. Sospendere la carne, aumentare l'apporto di verdure, di frutta, e la carne diciamo alimenta il tumore, troppa vitamina B12, troppe sostanze che vanno ad alimentare il tumore. E mentre l'organismo vive benissimo senza carne, il tumore fa fatica. Quindi, no, 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 quello, scusi se le rifaccio la domanda, ma perché sia chiaro agli ascoltatori che spesso hanno bisogno di cose proprio
come dire, più semplici, no? Quindi possiamo dire che un'alimentazione unita al protocollo, nella maggior parte dei casi o nella totalità, ci dica lei, può fare il tumore? Nella totalità dei casi non si può intervenire soltanto con terapie senza modificare il regime alimentare, perché per esempio anche l'artrite reumatoide e tutte le malattie autoimmuni si giovano di una dieta vegetariana. Come dicevo, la persona deve prendersi cura di sé in maniera complessiva. E quindi la terapia da sola, quelle classiche men che meno, e anche questa non va se non c'è anche un supporto di un'educazione alimentare che va a dare meno possibilità di guarire, di ammalarsi. La carne è infiammatoria, moltissimo. La dieta carne è una dieta infiammatoria. Va bene, Per chi non è ok. malato, secondo te, mangiare carne è un fattore di rischio? Sì, mangiare carne è un fattore di rischio sempre. Diciamo che se uno non ha problemi, ha un'anamnesi, diciamo che nella famiglia non ha avuto grandi malattie, una volta alla settimana, può permettersela, due. Però è chiaro che il vegetariano campa meglio, campa di più. C'è stato un articolo nelle ultime settimane, no, che ha scatenato una certa, diciamo, reazione abbastanza virulenta da parte di alcuni medici ufficiali, no? Ad esempio, un articolo che è stato riportato sul sito Informare per Resistere, in cui si diceva che la chemioterapia sostanzialmente funziona solamente nel 2,5% dei casi di tumore, no? E c'è stata questo articolo, insomma, una reazione abbastanza forte, quasi violenta verbalmente. No, diciamo in maniera più scientifica, e non è un dato di Informare per Resistere, ma sono dati dell'Associazione Oncologica Italiana, che sono usciti nel 2004, che hanno preso in considerazione tutti i tumori. Non è facile trovare questo articolo, comunque ce l'ho, è un articolo molto molto imponente, perché prende in considerazione le sopravvivenze di tutti i tumori, tessuto per tessuto praticamente. E la sintesi, perché poi è quella che interessa in questo momento dal punto di vista divulgativo, è che gli oncologi dicono che a 5 anni la sopravvivenza per tutti i tumori è il 3%. Poi chiaramente ce ne sono alcuni per i quali si guarisce e si cura meglio, altri che si curano peggio. Tipo il tumore del pancreas a 5 anni non ci arriva nessuno, il tumore del polmone ci arrivano in pochi, ma per tutti i tumori la sopravvivenza a 5 anni è il 3%, con la sola chemio. Questo è il dato degli oncologi, non di giornalisti facinorosi o pazzi, ecco. Lo dicono gli oncologi questo. Perché però questi oncologi, alcuni, no, hanno reagito, cioè o reagiscono male quando appunto escono, che poi si sono dati alla fine proprio degli stessi oncologi, no? Cioè perché negano questo fatto? Cioè c'è un po' di malafede o sono proprio convinti? Cioè loro sostengono che la chemioterapia comunque, se non ci fosse, insomma, sarebbe un dramma. Comunque, ecco, con molta foga difendono la chemioterapia. Ma io credo che questa domanda vada fatta a loro, io non so perché loro si alterano quando vengono proposti questi dati. Ripeto, sono dati della loro società scientifica, non dei inventati da quattro amici al bar. Paolo, vuoi dire qualcosa su questo? No, più o meno. Credo che le cose più importanti, insomma, le abbiamo esaurite. Casomai domanderei al dottore se per questa sua attività in passato ha avuto qualche problema, quel problema di natura, cioè tipo, non so, minacce, ostacoli dei colleghi nella professione, cose del genere, insomma. Ma diciamo, sì, è inevitabile, minacce alcune, magari poco credibili, però io credo che quando
un medico a questa missione, perché io ritengo che sia una missione, quella del dottor D'Abramo e oggi la mia, beh, la porti avanti comunque, perché il destino ti ha chiamato a questo. Dirò che all'inizio avevo molti, molti più ostacoli e oggi invece si stanno interessando anche un senatore che conosco, qui un amico che ha voluto sapere di più di questa cosa, un sindaco, diciamo che all'inizio gli oncologi vedevano con cattivo occhio questa cosa. Oggi un oncologo mi ha chiamato per chiedermi informazioni sulla terapia e di vedermi per saperne di più. E certo che sono passi difficili per la medicina ufficiale, perché noi domenici dobbiamo dimenticare molto di quello che ci è stato insegnato e non è facile cambiare. Il cambiamento fa paura a tutti. E è meglio restare adagiati sull'amaca comoda dei protocolli piuttosto che tentare strade diverse. Allora, io direi nel finale di magari dare, ecco, chi volesse contattarti, tu hai un sito, dove ti può trovare. Ma basta cercare Roberto Santi, medico su Google, e si arriva tranquillamente a me, al dottor D'Abramo. Ok. Tu operi anche nelle carceri, giusto? Sì. Ecco, mi viene così, che mondo c'è dentro quello che non si vede, diciamo, dal di fuori? No, mondo molto particolare, affascinante, fatto non solo di cura per un medico, ma anche di rapporti umani. E poi, secondo me, non c'è nessuna differenza tra rapporto umano e rapporto terapeutico, anzi, il rapporto umano fa parte integrante del rapporto terapeutico. Dentro un carcere, questo tipo di rapporto, diciamo così, di umanità è amplificato a mille. Ok. Perché qua dentro il disagio è palpabile, lo stress è il compagno del quotidiano della vita, e quindi bisogna combattere anche quello. A parte che oggi abbiamo una società molto molto depressa, e questo probabilmente anche all'origine dell'impressionante aumento dell'incidenza dei tumori. Credo che sia questo poi la partenza. Per cui se i politici capissero che la depressione oggi sta creando malattie, potrebbero aumentare gli stipendi, ridursi loro, insomma, mettere un po' di denaro in circolazione, perché il denaro non lo fa la felicità, ma sicuramente è una finanza, determina disagio che poi si ripercuote negativamente, anche perché sul piano alimentare la povertà ti spinge verso i carboidrati, perché cioè pane e pasta costano poco. La verdura costa tanto, soprattutto se biologica, quindi bisognerebbe mettere nelle condizioni le persone di alimentarsi meglio, di curarsi meglio. Forse questo i governanti dovrebbero capire, ridistribuire il reddito, ecco. Io ringrazio molto il dottor Roberto Santi che è stato con noi, è stato gentilissimo e sicuramente andremo tutti a approfondire di più. Va Grazie, bene. A vostra grazie, disposizione. grazie, Buona serata a tutti. grazie. Grazie, dottore. Arrivederci. Arrivederci.